Domani un'altra, purtroppo è un'altra partita di Serie A, dove viene una squadra di Serie A, e le squadre di Serie A, ognuna per le sue caratteristiche, ti mette in difficoltà, ha la capacità di metterti in difficoltà. E, è una squadra forte, è una squadra che rispetto a noi ha investito qualcosina in più, e ha giocatori esperti, ha giocatori di grande prospettiva, ha giovani molto forti, è una squadra forte, è una squadra che assolutamente non c'entra niente con la classifica che ha, a mio modo di vedere. E quindi la partita di domani avrà delle altre difficoltà, sicuramente diverse da quelle che delle difficoltà che abbiamo avuto con il Chievo, ma comunque sempre, sempre difficoltà. Arriva una squadra forte, e sicuramente, certamente sulla carta più forte di noi, e noi dobbiamo superare questo gap con quelle che sono le nostre qualità, con il gruppo, non con i singoli, con il sostegno di tutti e con la capacità di tutti di capire che in un anno di Serie A mettiamo in preventivo che noi dobbiamo gestire 20 sconfitte. Giampaolo l'ho sempre considerato un gran bel allenatore, innovativo, un allenatore che ha idee. È stato uno di quelli che è venuto a farci il corso al Master, anche a noi, a me, e l'impatto è stato immediatamente positivo. Non lo conoscevo sul campo, io non l'ho mai visto allenare sul campo, però le idee che ha sono idee molto molto belle. Calcio propositivo, un po' come piace a me, anche se poi magari su tanti punti di vista siamo diversi, però è un allenatore che comunque ha delle idee. E Lucas, vabbè, io sono strafelice per lui perché diciamo che l'ho cresciuto dal primo giorno in cui sono arrivato qui. Lui era in prima squadra, è tornato giù, era abbacchiato, voleva quasi tornare a casa. Io l'ho convinto a rimanere, ma le sue fortune partono da se stesso. È lui che si è messo in gioco, è lui che ha creduto in quello che gli si proponeva ed è lui che è migliorato.